Sono le 8, è partito alle 8 e 16. Il vulcano di Corsia. Che caratteristica ha questo vulcano? Ah, la caratteristica è che è visto soltanto da quelle quattro case che gli stanno a cerchio intorno. In altri posti di Cantarice questo non è visibile. Forse dall'altura lì qualcuno, una o due case dall'altura, potranno vederlo. Non lo so come si combina. Per il resto da San Liberato non è visibile, da Colle Mare non è visibile. Parlo della sete, del fumo che si innalza, sì, quello è visibile, ma della sete, del fornello, ecco, il fornello non è visibile da nessuna parte, tranne che da qua. Ma anche questa sembra una stranezza, io ho detto anche con le vicchie, potrebbero vederlo da con le vicchie. Invece vedono il fumo e basta, non vedono il fornello perché c'è la casa di Bragori che coprirebbe, secondo me, stimando qua, le prospettive, penso che da quelle picchio non è visibile come è visibile da qui, appunto perché c'è quella siepe di Querce e c'è la casa dei Bragoni, quindi questo è visibile da qua, da queste case qui sopra me, a nord di casa mia. Sono 3-4 casi che vedono questo fenomeno. Chi abita a Fantabuzzi non può vedere quello che sta succedendo così, qua. Al bivio, ma che meno, manca a parlarne. Si è liberato niente. Casa di Nisi, zero. Con le Marchito nemmeno, non vede. Pecce non lo so, forse sì, forse no, buh. Ma con la vegetazione non vede pecce. Io sarei
quasi tentato a dire che chi possedeva la Borsia possedeva pure qua, si metteva qua a vedere il vulcano. Oppure che questo era un centro vulcanologico, questo punto qua dove sta adesso la mia casa. Difatti le ceneri dello spego di sotto adesso assumono più significato rispetto a quando lo rapportate a San Francesco, perché nelle cronache di San Francesco c'è, è sempre presente le ceneri. E viene raccontato anche che lui rimangia le ceneri del padre. Questa è la confusione che si crea nei racconti, le favole. C'è qualcosa della cenere, ma non si sa di preciso cosa, secondo me. E poi coenere di Poggio Buzzone sarebbe cenere, in latino coe c'è. Se è coenere è un altro discorso. Se è cenere va rapportato a questi vulcani, altrimenti che senso ha cenere? E quando uno brancola nel buio, deve fare delle deduzioni. Budrio, era, i colli venivano chiamati Budrio secondo me, perché Budrio in sé per sé era un castello, e lì dove viene ricordato soltanto un castello e qualche altra due o tre case intorno potevano starci, mentre invece nel 1450 ancora veniva menzionato giù nella contabilità vescovile di Rieti. Con 250 fuochi significa che c'erano almeno 250 casette di quelle piccoline che si vedono, che sono disabitate poi quelle lì, la rimanenza di vecchie abitazioni, però 250 è un numero consistente per disporre occorre parecchio territorio, quindi Budrio era molto più esteso di come lo si intende oggi. E se non esiste più dopo, non viene più portato a nessuna cronaca a Budrio. Significa che qualche cosa è successo intorno al 1450, che non ci è stato raccontato. Come ci è stato raccontato invece che nel 1300 o forse prima, da Budrio qua, distrutto il castello, se ne vanno ad Apuleggia, a Ricoduri, rifugiano lì. È una sorta di leggenda, che qualche fondamento c'era di verità. Però abbandonando quella del 300, nel 450 qui è successo qualcosa, o 500, che non ci è stato raccontato. In quanto la contabilità di Budrio, 250 fuochi, io li intendo per 250 focolari e sedi domestiche, erano i colpi di Cantarice e Budrio. Da Carlo Dano a sud, dove è Hollywood, là, come si chiama quella zona?
E mo, vado a capire questo grande mistero di questo vulcano che qua in massima parte esce sempre intorno alle 8. Secondo me questo è un grande mistero, inaccessibile anche agli esperti. Questo è un segnale, secondo me. C'è un segnale che ricorda da giorno dopo giorno un qualcosa di... qualcosa che non saprei dire cos'è. Ho terminato questa fase mattiniera. Può succedere che straordinariamente si può ripetere l'eruzione durante la giornata, a qualsiasi ora, ma proprio in casi eccezionali. Più di frequente si ripete l'eruzione alle 18, intorno alle 18, 17.30, 17, 18 e 50. Ma non sempre, mentre la puntualità alle 8 è quasi una regola. La puntualità di mattina, ecco. Anche fossero le 7, fossero le 9 qualche volta, è la stessa cosa, non è un orologio svizzero.